Ribadiamo il concetto, non può essere scritto sulla cartella clinica che il paziente con un tumore in fase di metastasi muore per il Covid piuttosto che muore per il cancro. Là Cioè, sicuramente, esatto, lì è stato fatto invece questo, quindi questi numeri sparati col sono Superenalotto. stati Ma amplificati. io ti devo dire, io ho conosciuto tanta di quella gente senza dignità, ancora parlano, cioè io ancora vedo gente, quei tre cadaveri che facevano la veglia funebre delle 18, trasmettendo quella tensione, terrore, ansia, depressione ad una nazione intera, si dovrebbero vergognare per il resto della loro vita, ancora li intervistano, io dico. Ma questi benedetti giornali, Repubblica, il Corriere della Sera, ma ancora intervistano questa gente che ha detto solo palle. Io ho la sensazione che tutto questo terrorismo sia stato amplificato proprio perché avevano bisogno del numero dei morti. Questo non lo so. Cioè, io dico, io credo che la situazione sia scappata. Io non, no, non, cre cioè, non posso credere, o meglio, poi Ah, l'opinione io invece ho questo personale. sospetto che Tu ce tutto sia l'hai, va stato bene. pianificato, ma pianificato Non anche da posso decenni. pensare, ma no, ma perché, guarda, poi per carità in questo periodo se ne sentono talmente tante, però io non posso pensare che un ministro voglia valere la morte. Io credo che la situazione ci sia stata una componente anche di sfortuna, cioè nel senso che, guarda caso, e mi rendo conto perché tu pensi il contrario, le indicazioni sono proprio l'opposto, cioè al diabetico gli dai lo zucchero. Io Però non sono un medico, da però medico, se... no, ma io dovrei, cioè, io dovrei perdere la fiducia in tutto, nella magistratura, nella medicina, nelle istituzioni, perché se è stata uccisa la gente volontà, io dico sempre in buona fede, perché non sono un complottista di per sé, io dico soltanto che sicuramente le lobby farmaceutiche hanno questo vaccino che devono smaltire. Ti voglio fare anche quest'altra domanda. Abbiamo parlato l'altra volta di un vaccino che intanto con le alte temperature, parliamo di 18 gradi, già è un virus morto a 18 gradi, giusto? No, no, morto no. Allora, alcuni ceppi muoiono, altri ceppi persistono. Questa è una caratteristica di questo coronavirus, che come tutti i coronavirus ha delle caratteristiche diverse l'uno dall'altro. Quindi voglio dire, Ma sicuramente è comunque patogeno anche ad alte temperature? allora il concetto della patogenicità è un concetto abbastanza, diciamo, relativo, perché un virus, cioè noi abbiamo un virus debole. Tant'è vero che non abbiamo, ripeto sempre, avete mai visto un'influenza d'estate? No, perché? Perché i coronavirus d'estate non sono capaci di superare le temperature. Questo virus oggettivamente supera alcune temperature, c'è un vaccino che non si capisce poi che ci mettono dentro, Ma perché tu mi poi tutto confermi modifica. che è come stessero utilizzando la strategia del terrore nel definire l'asintomatico un soggetto da evitare, quindi che anche le persone asintomatiche, quindi anche i bambini, visto che a me riguarda molto anche il discorso dei bambini, hanno chiuso dei centri estivi perché questi tamponi sono risultati positivi. La domanda è complementare, o meglio, sono due. La prima è possibile temere un soggetto asintomatico? No. Grazie. E la seconda domanda è possibile che i tamponi non possono essere attendibili? 8 su 10 non sono attendibili. Quindi voglio dire, E lo l'80% ribadiamo di errore. perché abbiamo almeno 78 specie di virus. Ma no, ma non è il problema delle specie, è proprio il problema che il tampone non è nato per quello. Cioè, il tampone è nato per sequenziare genicamente. Allora, io ho detto già prima, non sono complottista, però torniamo un attimo indietro. Il tampone viene utilizzato dallo Stato per fare delle sequenze geniche che vengono poi consegnate alle case farmaceutiche per la realizzazione del vaccino influenzale annuale. Anche questa è storia. Quindi, quando qualcuno dice ma i tamponi servono, ci dicono vanno a sequenziarsi da un punto di vista genomico. Questo è vero, ma già lo fanno da 100 anni. Allora, è nato per quello. Il Però lo tampone fanno non su un va. virus che però può modificarsi l'anno successivo, perché i Sì, ma coronavirus sono... infatti lo fanno per l'influenza, diciamo, stagionale. E quindi per capire quali sono i ceppi su cui andare a creare questo benedetto vaccino. Il tampone, quindi, non essendo nato per l'individuazione del virus, ma quando di alcune caratteristiche, è evidente che può creare una cross-reattività, che significa che Bacco può essere molto simile ad un'altra persona. E il tampone, casomai, è molto simile, perché poi tra tutti i milioni di virus che abbiamo,
ci sono tanti che si assomigliano, diciamo, per capirci, sì. E quindi il virus ti dà un discorso. Poi, tra l'altro, il tampone qual è? Il problema qual è? Che il tampone viene lavorato a dei tempi molto lunghi. Lasciamo perdere, poi nel 90% l'hanno perso, l'hanno trattato con reagenti che lasciamo, cioè, ma in questa, noi in questa emergenza, Anna, non ci siamo fatti mancare niente, niente, però c'è, cioè, tutto, cioè, sono contento, detto, adesso ve le diamo tutte quante, capito? Cioè, io mi guardo intorno e dico, vedo un mondo che respira, che parla, senza sintomatici, ospedali vuoti, e quel soggetto dice allunghiamo l'emergenza. E vabbè, allunghiamola. Perché? Perché fanno passare l'asintomatico per malato. Ma l'asintomatico non è un malato. L'asintomatico non è un malato. Allora pure io sono una... Immaginate io in questo momento sono infettato da, diciamo, almeno 10.000 virus. Ci sono diversi nel mio organismo. Io sono un positivo a 10.000 virus. Perché adesso sì. Perché l'herpes è un virus che è diffuso un po' dappertutto. Allora, bisogna chiarire... Però spieghiamo che tra un mese tu sei sempre asintomatico, però non hai sviluppato l'herpes, perché il tuo sistema immunitario è forte, è reattivo e quindi lo compare... Gestisce. Sono virus che si gestiscono, quindi il discorso di essere positivi... Non bisogna contare i positivi. Allora, tu sei positivo all'herpes, sicuramente, perché lo siamo un po' tutti... come esseri umani. Allora, però, sei asintomatica, non sei malata. Cioè, questo è molto importante, tu non sei assolutamente malata di herpes simplex. Cioè, hai questo virus che coesiste con il tuo organismo. Tu stai... Stiamo a fare l'esempio, cioè, che io ho un cuore, ma però non ho l'infarto. Cioè, come per dire, esatto, non è che tutte le persone così. Che hanno un cuore che battono hanno l'aritmia. Avranno l'infarto. Ma no, il problema è che noi non dobbiamo contare i positivi, perciò è sbagliato il concetto del tampone. Noi non dobbiamo contare i positivi, dobbiamo contare i malati. La malattia è una manifestazione patologica, cioè per essere malato tu devi avere una manifestazione patologica. Dei sintomi. Dei sintomi, cioè devi avere una febbre, devi avere difficoltà respiratorie, devi avere qualsiasi situazione. Devi avere. Allora, gli asintomatici non sono dei malati. E hanno un perché? Perché hanno un virus talmente debole che non è capace di trasmettersi. Quindi, se noi ci mettessimo a contare tutti i positivi che abbiamo all'herpes, ai corona, tutti i corona precedenti, allora noi siamo una nazione, un mondo di soggetti malati. Siccome devono trasmetterci questo concetto di terrore, adesso ci stanno il focolaio, già focolaio, cioè focolaio, capisci? Io li metterei a loro nel focolaio, li farei capire. Ma visto che hai contatti con un magistrato che fa parte di quella magistratura non corrotta, e purtroppo lo devo dire perché è arrivato il messaggio di quanta corruzione c'è anche all'interno della magistratura, io non ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente, ma attraverso le tue parole, in che modo un magistrato che sta facendo questo lavoro si sente, come dire, positivo nel raggiungere poi il risultato di avere giustizia? Lui è il più positivo di tutti, vi dico, tra i tre, tra Tarro, me lui è il più positivo di tutti. Perché crede nella legge. Perché crede nell'uomo nonostante tutto, crede nella legge, crede nelle cose fatte per bene, perché poi c'è tanta gioia. Il problema è farlo capire a tante persone. C'è bisogno di un coraggio che nasca proprio dalla gente. Tu lo dicevi ieri sera, io ieri sera ero un po' stanco dopo due giorni di dibattiti, però dico, anch'io avverto questa voglia delle persone di reagire. Noi non possiamo far finta che non sia successo niente, non possiamo, cioè vedi adesso tu in diretta, sei stata prima della registrazione, sei stata in diretta, l'offerta politica, tutto si vede. Noi dobbiamo essere testimonianza di realtà, di trasparenza, testimonianza di capacità, comunque, di professionalità. Se tu ti candidassi, penso che non solo io, vedrebbe in te una persona che realmente vuole fare politica, quella sana, quella che si preoccupa del bene del popolo, quindi non ti nascondo che poi ovviamente mi voteresti, scelta... però il problema è che dovrei girare col giubbotto antiproiettile, capito? Cioè, come mi hanno invitato. E no, perché è così, perché vedi, io sono così,
Io sono chiamato dall'ordine dei medici perché li mando a quel paese. Io ho detto che posso bruciare pure La l'iscrizione laurea. all'ordine, ho la laurea in mezzo alla strada, cioè non me ne frega niente. Purtroppo non faccio parte di quello. È un mondo corrotto, è un mondo Però di l'eretico corrotto. vuole fare in modo che l'unione faccia la forza, cioè l'invito e l'appello che tu hai fatto inizialmente è chiunque sia come me, come noi, perché all'interno poi mi sembra che c'è anche la dottoressa Maria Antonietta Gatti, il professor Montanari, giusto? Quindi non Sì, siete... cioè, ma ce ne sono tanti di medici, c'è stato Dondini, il dottor Milani, il dottor Franzini dello zoonossigenoterapia, che pure è stato trattato, cioè, ce ne sono tanti, Cioè, adesso non voglio dire, l'invito vuole essere proprio quello di tutti da noi, qualizzarvi. chiunque sia trasparente, non abbia preconcetti, perché non dobbiamo avere preconcetti neanche contro chi la pensa in maniera diversa da noi. Noi Certo. dobbiamo essere capaci di trasmettere una sensazione positiva Di senza fiducia. voler imporre. Noi dobbiamo essere delle persone per bene. Sì. Allora, noi dobbiamo, lì c'è spazio per tutti. Uno si collega alla pagina dell'eretico, si iscrive al gruppo, entra e può già iniziare a dire quello che vuole. Si presenta agli altri, si confronta. Tu ci sei a proposito? Sì, che ci sono. Allora, hai visto? Allora, anzi, stamattina mi dicevo, ma voi siete poco presenti, fondatori dell'eretico. Noi non è vero che siamo poco presenti, in realtà. E pubblichiamo molto, però vogliamo anche che ci sia questa comunione tra le persone che ci seguono. Anzi, domani sera manderemo questa prima diretta all'interno del gruppo proprio per dire adesso cosa facciamo tutti insieme, cosa dobbiamo fare. Però è importante anche per le altre associazioni che ci sia una coesione anche con loro, anche se purtroppo alcune associazioni, diciamo, hanno preso strade diverse. Vedi il discorso della candidatura, tu. È chiaro che io politica non la faccio, non la farò, però voglio dire, tu immagina, diventiamo come loro, no? Perché poi loro lo fanno apposta, vedi Bacco, alla fine si è candidato, vedi Bacco, allora questa è la cosa che Ah, è non deve come se ci fosse una succedere. strumentalizzazione dove anche se tu a fin Certo. di bene vuoi candidarti per cambiare le cose, vieni poi strumentalizzato da chi ti dice che hai fatto tutto questo per andare a prendere Perché? la Perché dovevi poltrona. candidare? Allora la possibilità, vedi, io ho se tu pensi che su di me, siccome invece di scrivere professore a contratto, ho scritto professore, Striscia la Notizia, ci ha fatto 3 puntate, cioè tu capisci che significa, cioè Sì. AC, che poi dall'altro in realtà ultimamente mi hanno fatto vedere una sentenza in cui tecnicamente potrebbe anche non mettersi, però se muoio anche li scrivessi a Striscia, ho chiesto a Striscia. O mi ho mandato 11 anni di contratto, ho pubblicato, tu l'hai vista, L'ho visto, io l'ho condiviso su le mie Facebook. buste paga, ci cioè ho detto guardate, questo io guadagno al mese e nonostante questo, allora immagina tu che cosa potrebbe Però succedere in immagina Venezuela. che tu hai dato il buon esempio perché nel momento in cui qualcuno ti dice A o B, tu riesci a far vedere proprio se quello che tu sostieni è il vero oppure no. E il fatto che tu l'abbia fatto e tante altre persone non l'abbiano fatto perché giustamente... se noi chiedessimo a Burioni l'estratto conto della sua, diciamo, del suo conto corrente. Potrebbe risollevare il PIL italiano con tutte le lobby farmaceutiche che lo vogliono bene, mica perché lo vogliono Certo. bene, un bravo uomo, no? Hai Ecco, visto? quindi diciamo che lui... Senza nessun tipo di interesse. Eppure vedi, allora Burioni, poi chiaro che se si è innocenti fino a prova contraria, Burioni, dove comunque si è dimostrato che società con anticorpi monoclonali. Appena parla va sulla prima pagina del Corriere della Sera. Noi che siamo puliti, trasparenti, 3-0. Va bene, E questa è l'Italia. magari Questa non tutti lo è. sanno, ma l'Italia è al 77° posto per informazione libera, quindi Ah, vabbè, ci hanno trattato bene, già però. questo la dice lunga. 77° posto, direi che davanti a noi ci sono paesi forse anche che sono ancora in via di sviluppo. Ma una domanda in conclusione te la vorrei fare, perché in effetti ho raccolto, grazie al fatto che sto già incominciando a condividere quei PDF che fanno parte dell'eretico, e per quanto siano, mi sembra, 6 o 7 diciture per ogni persona che abbiamo detto riguarda il genitore nei confronti della scuola piuttosto che del medico, io vi vorrei fare proprio così adesso apertamente un appunto. E stiamo parlando dei datori di lavoro
che non vogliono prendersi la responsabilità civile e penale dell'uso delle mascherine imposte ai dipendenti. Lo perché... stiamo scrivendo, ah, ce l'hanno che detto bravi, in tanti, ce l'hanno detto in tanti, è una mancanza, sì, è stata una mancanza quella, perché cioè si da pensa sempre che mandare... le aziende siano lì con la spada di Damocle a punire i propri dipendenti, invece È ci sono vero. tanti titolari che hanno coscienza, hanno a cuore la salute dei propri dipendenti e giustamente dicono, a maggior ragione Sì. se un dipendente gli presenta il foglio dove dice guarda che la responsabilità è tua, se mi succede qualcosa, loro si sentono fra l'incudine e il martello perché giustamente dicono ma io che colpa ne ho perché me la dovrei prendere È giusto. con il decreto legge di Conte. Sì, è stata una mancanza, ce l'hanno fatta notare tanti imprenditori, del resto io stesso, voglio dire, sono nel settore manageriale di un'azienda, quindi so perfettamente cosa significa questa discriminazione a carico dell'azienda, è stato un errore e nelle È una prossime mancanza ore che sarà una magari, mancanza, devo sì. dire la verità, si dà sempre più precedenza forse al discorso vaccini e al discorso scuola perché è quello più immediato, però Sì. effettivamente abbiamo tante persone anche come commesse dei supermercati che hanno veramente questa mascherina per 6, 7, 8 ore al giorno. Io non ce la faccio a portarla, io lo ammetto, cioè io devo dirvi che se la metto io dopo pochi secondi mi sento proprio soffocare. Non so come fanno, vedo delle persone anziane costrette, perché poi la paura ti fa fare cose, ho sì. Visto delle persone boccheggiare, delle Hai persone detto anziane bene, boccheggiare. la paura fa 90, sei anche napoletano, quindi questo Su detto questo non c'è dovresti... ombra di dubbio. cosa diresti alle persone che appunto nella morsa della paura continuano a fare cose contro la propria salute? Di non farle. E lo E so che vai, ci la vuole coraggio, motivazione. Ci vuole, dobbiamo farle perché tutto quello che ci hanno raccontato è una fiaba, una cattiva fiaba. Il 99%, noi abbiamo, questo virus non è praticamente mai stato aggressivo. Adesso proprio lasciamo perdere, adesso potremmo non parlarne, eppure pensate, continua ad essere uno degli elementi di apertura Sì. di telegiornali e Sì, giornali. perché parliamo Ma di distanziamento sociale, Pasquale, cioè parliamo ancora del problema delle spiagge e di prendere la temperatura prima di entrare in un ristorante piuttosto che indossare la mascherina quando si viaggia. Non dobbiamo farlo, devo dire che molti operatori di ristoranti, bar, io non me la faccio prendere mai e comunque insomma alla fine mi fanno entrare, chiaramente cerco di essere, cioè cerco, sono sempre educato perché è chiaro che ci sono persone che hanno paura, perché chi vive, perché poi le sanzioni, notate pure questo fatto, le sanzioni sono elevate. Io voglio capire, una persona che guadagna 1200 euro al mese, gli fate una fattura di una multa di 400 euro, spiegatemi voi. Però di non farlo, e comunque se anche cedete, cioè se anche nel momento in cui voi decidete di farlo, sappiate però che è qualcosa di inutile. Cioè se lo fate perché non volete andare contro qualcuno, perché non volete mettere in difficoltà delle persone, però voi dovete saperlo, perché quello che in realtà conta ed è importante è il fatto di sapere che noi non siamo in pericolo. Perché l'assembramento? Perché hanno paura che ci parliamo tra di noi, che ci riuniamo tra di noi. Cioè è un dato evidente, no? Non possiamo manifestare, non possiamo far nulla perché c'è il distanziamento sociale. Poi Quindi però quando... diciamolo. Fondamentalmente loro stanno cercando di dividerci perché dove c'è separazione evidente. c'è la possibilità di Di comandare, di gestire, controllare. sì. Quindi io sostengo che la prima bugia che è stata detta è stata proprio quella di dire state 2 settimane a casa perché poi uscirete, vi abbraccerete e vi bacerete. Questa è stata una promessa ancora a luglio, Non ci siamo hanno al detto 12, che erano i oggi baci di cos'è, il Giuda, 13? vero? Al 13 luglio questa promessa non è stata mantenuta, quindi vuol dire proprio che è stata, ecco perché dico c'è proprio l'aspetto sadico di sapere che certe cose non sarebbero avvenute ma che ti promettono lo zuccherino perché se ti comporti bene poi avrai dei benefici, benefici che ancora oggi dopo sono quasi 5 mesi possiamo dire, non ci sono. E dobbiamo aspettarci allora, vediamo il prossimo virus che ci fanno arrivare qua. Senti, se dovesse tornare una vergogna del genere, l'umanità si dovrà vergognare, si deve vergognare di tante cose l'umanità. Nei paesi occidentali, limitandoci al paese occidentale, in Italia sicuramente questa è una delle cose di cui si dovrà vergognare in eterno, Come crimine contro l'umanità. Questa classe politica veramente vergognosa, io non ho colore politico, vergognosa.
Io mi auguro veramente che qualcuno ragioni. Non Io è più che altro mi possibile. auguro che le persone aprano il cuore, perché talvolta è proprio attraverso l'amore e il cuore che si comprende se è un medico, che spesso le guarigioni avvengono anche perché le persone sono accanto alle persone malate. Immagina quante forme di tumore nasceranno per tutto questo stress. Noi sappiamo che lo stress è uno dei cofattori fondamentali nella manifestazione del cancro. Immagina quante patologie avremo per persone che sono rimaste in Ed è casa a proprio questo. lì che adesso faccio questa domanda. E quanto guadagneranno le case farmaceutiche dal dover, che ovviamente saranno ben felici di distribuire farmaci ansiolitici piuttosto che Oncologici, veramente. Allora, oncologici? io dico soltanto che sicuramente gli unici che vincono sono loro, sono le case farmaceutiche. E quindi dobbiamo E non domandare me, a chi è che ci vuole bene. sicuramente non le case farmaceutiche, questo è certo. Loro non credo che ci vogliano bene. Bene, intanto io davvero ti ringrazio per questo tempo e forza e coraggio perché davvero hai la stima e l'ammirazione di tante persone e spero che tu Grazie. lo possa sentire perché a volte è proprio la forza di chi ti sostiene che ti fa andare avanti a fare un po' il È guerriero, no? vero, L'eretico. è vero, sì, è vero. Quindi restiamo in contatto Certo. e quindi buona giornata e buon proseguimento. Grazie a tutti, ciao cara. Ciao, Ciao, grazie, ciao. ciao, ciao.